Nuovo vlogmas. Guardate che cosa ho qui. Ho qui una bella tazza di camomilla. Ah, scotta. Spero che sia tutto super. Spero che questi vlogmas vi stiano piacendo. A me mi stanno piacendo un casino. E il vlogmas di oggi sarà incentrato su quanto scotta e quanto si appannano. Guardate. No, sarà incentrato su questo libro qua, 101 storie zen. L'abbiamo già usato l'anno scorso, ma non mi ricordo che storia ho raccontato. Ma andrò a leggervi alcuni racconti zen. Per chi non lo sapesse, questo libro è veramente veramente fantastico e sono racconti in parte tratti da un testo intitolato il Shaseki Shu, che un maestro giapponese scrisse alla fine del XIII secolo. Per chi non lo sapesse, lo Zen è una parola che arriva innanzitutto da Chen e si potrebbe definire come l'arte del proposito interiore. Ed è stato così descritto: uno speciale insegnamento senza scritture, al di là delle parole, al di là delle lettere, che mira all'essenza spirituale dell'uomo. E le scuole Zen, da quello che so io, si dividono, o meglio, lo Zen si divide in due tipi di scuole: la scuola Soto e la scuola Rinzai. La scuola Rinzai è quella che viene basata, o meglio, il maestro pone dei koan, che sono delle frasi impossibili, quasi dei paradossi. Per esempio, qual è il suono di una mano? O l'oka è fuori, per esempio. E l'allievo deve concentrarsi, deve portare la sua attenzione su questo koan, appunto, all'interno della meditazione, fino a poi al raggiungimento della illuminazione. E in questo libro ci sono tante storie e anche alcuni koan. Vado a leggervene alcune, tra cui le più famose e le più belle. Questa era soltanto una piccola infarinatura su quello che è lo Zen. Vi leggo la prima storia: una tazza di tè. Nan-in, un maestro giapponese dell'era Meiji, 1868-1912, ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo Zen. Nan-in servì il tè, colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. È ricolma, non ce ne entra più. Come questa tazza, disse Nan-in, tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo Zen se prima non vuoti la tua tazza? Molto interessante come racconto. La tazza sarebbe la tua mente, i tuoi concetti, quello a cui tu credi. Devi essere disposto a metterti in gioco. E la meditazione fa proprio questo. È come se ci fosse una tazza di acqua sporca e pian piano la meditazione fa sì che lo sporco si sedimenti sul fondo in modo tale che la tazza rimanga limpida. Poi pian piano la tazza si risporca di nuovo e con la meditazione è un processo che dura tutta la vita. Seconda storia: trovare un diamante su una strada fangosa. Gudo era l'insegnante dell'imperatore del suo tempo, però viaggiava sempre da solo come un mendicante girovago. Una volta, mentre era in cammino verso Edo, il centro culturale e politico dell'epoca, si trovò nei pressi di un piccolo villaggio. Era sera e pioveva dirotto. Gudo era bagnato fradicio. I suoi sandali di paglia erano a pezzi. In una casa colonica vicino al villaggio vide 4 o 5 paia di sandali su un davanzale e decise di comprarne uno. La donna che gli vendette i sandali, vedendolo così bagnato, lo invitò a passare la notte lì in casa. Gudo accettò con molti ringraziamenti. Entrò e recitò un sutra, ovvero una preghiera, davanti al reliquiario della famiglia. Poi la donna lo presentò a sua madre e ai suoi figli. Notando che avevano tutti un'aria afflitta, Gudo domandò se fosse accaduta qualche disgrazia. Mio marito gioca d'azzardo ed è un beone, gli spiegò la padrona di casa. Quando gli capita di vincere, si ubriaca e diventa manesco. Quando perde, si fa prestare i soldi dagli altri. A volte, quando è ubriaco fradicio, non rincasa nemmeno. Che cosa posso fare? Lo aiuterò io, disse Gudo. Ecco un po' di denaro. Procurami un gallone di vino buono e qualcosa di stuzzicante da mangiare. Poi andatevene a dormire. Io resterò in meditazione davanti alla statua. Quando, intorno a mezzanotte, il marito della donna tornò a casa, completamente ubriaco, si mise a berciare. Ehi, moglie, io sono in casa. Non c'è niente da mangiare? Qualcosa ce l'ho io, disse Gudo. Sono stato sorpreso dalla pioggia e tua moglie mi ha gentilmente invitato a passare qui la notte. Per ringraziarlo ho comprato un po' di pesce e un po' di vino. Così puoi gustarne un po' anche tu. L'uomo fu tutto contento. Beve subito il vino e si sdraiò sul pavimento. Gudo rimase in meditazione accanto a lui. Quando il marito si svegliò la mattina dopo, non ricordava più nulla della sera prima. Chi sei? Da dove vieni? Domandò a Gudo, che stava ancora meditando. Sono Gudo, di Kyoto, e sto andando a Edo, rispose il maestro Zen. L'uomo provò un'immensa vergogna. Non la finiva più di scusarsi con l'insegnante del suo imperatore. Gudo sorrise. In questa vita tutto è instabile, spiegò.
La vita è brevissima. Se tu continui a giocare e a bere, non ti resterà il tempo di fare altro e farai soffrire anche la tua famiglia. Fu come se la coscienza del marito si redestasse da un sogno. Come potrò mai compensarti per questo meraviglioso ammaestramento? Lascia che ti accompagni e che porti la tua roba per un pezzo di strada. Come vuoi, acconsentì Gudo. I due si misero in cammino. Dopo 3 miglia, Gudo disse all'uomo di tornare indietro. Altre 5 miglia soltanto, lo pregò quello. Continuarono a camminare. Ora puoi tornare indietro, disse Gudo. Faccio ancora 10 miglia, rispose l'uomo. Adesso torna indietro, disse Gudo, quando ebbero percorso le 10 miglia. Voglio seguirti per tutto il resto della mia vita, dichiarò l'uomo. In Giappone, gli odierni insegnanti di Zen discendono da un famoso maestro che fu il successore di Gudo. Il suo nome era Mun Nan, l'uomo che non tornò mai indietro. Bellissima questa, proprio bella bella bella, toccante, e funziona così, proprio bella, guarda, mi scendono quasi le lacrime. Ve ne leggo un'altra. Se ami, ama apertamente. 20 monaci e una monaca, che si chiamava Eshun, facevano un esercizio di meditazione con un certo maestro Zen. Nonostante la sua testa rapata e il suo abito dimesso, Eshun era molto carina. Diversi monaci si innamorarono segretamente di lei. Uno di questi le scrisse una lettera d'amore, insistendo per vederla da sola. Eshun non rispose. Il giorno dopo, il maestro fece lezione ai suoi discepoli e alla fine della conferenza Eshun si alzò. Rivolgendosi a quello che l'aveva scritto, disse: se veramente mi ami tanto, vieni qui e prendimi subito tra le tue braccia. Quindi, questo vuol dire che se ami, ama apertamente e fallo subito. Mi fermo a caso su un'altra. Facciamo una piccolina per concludere, cosa dite? Vi leggo questa che mi sembra interessante. Nelle mani del destino, ultima che vi leggo. Un grande guerriero giapponese che si chiamava Nobunaga decise di attaccare il nemico sebbene il suo esercito fosse numericamente soltanto un decimo di quello dell'avversario. Lui sapeva che avrebbe vinto, ma i suoi soldati erano molto dubbiosi. Durante la marcia si fermò ad un tempio shintoista e disse ai suoi uomini: dopo aver visitato il tempio butterò una moneta. Se viene testa vinceremo, se viene croce perderemo. Siamo nelle mani del destino. Nobunaga entrò nel tempio e pregò in silenzio. Uscì e gettò una moneta. Venne testa. I suoi soldati erano così impazienti di battersi che vinsero la battaglia senza difficoltà. Nessuno può cambiare il destino, disse a Nobunaga il suo aiutante dopo la battaglia. No, davvero, disse Nobunaga, mostrandogli una moneta che aveva testa su tutte e due le facce. Questa è stata la prima volta che è stata usata una moneta a doppia faccia nella storia per vincere una guerra. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate ascoltato le storie, fatemi sapere quale di queste vi è piaciuta di più. Io vi consiglio questo libro, 101 storie zen, sono difficili alcune da capire, ma ve lo linko qua sotto perché secondo me è veramente veramente bello. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!